Buonasera a tutti. La sottoscritta Valeria Chironne e le colleghe Alessandra De Morino e Concetta Cintoli, che fanno parte del gruppo didattica della Shoah, sostituiranno il professor De Raggi e la signora Kraus nella gestione di questo pomeriggio, perché per motivi di lavoro non sono potuti venire. Ecco, prima di presentare il relatore, il professor Vercelli, volevo ricordarvi la sequenza di questi incontri che ha una sua logica. C'è stato chiaramente un primo incontro a maggio in cui abbiamo introdotto l'argomento della Shoah, poi c'è stato un secondo incontro in cui abbiamo parlato delle testimonianze, sia di persone che sono venute personalmente a parlare, tra cui anche il signor Salmoni che è qua, oltre che la appunto, signora Kraus della comunità ebraica. E poi abbiamo avuto un incontro per la giornata della memoria in cui si è parlato più diffusamente della didattica della Shoah e del sistema concentrazionario e della persecuzione nazista. E oggi stavo dimenticando Anna Foa in realtà e Alberto Cavaglion che avevano parlato, erano stati anche molto molto interessanti ancora prima. E oggi invece inizieremo a parlare di se, perché e come utilizzare alcune forme d'arte, quindi la letteratura e il cinema in particolare, per parlare della Shoah. Per dire queste poche parole di stamattina mi veniva in mente una frase, secondo me bellissima, di Jeanne Amery, che è nel suo libro Intellettuale ad Auschwitz, quando parla dell'obbligo e dell'impossibilità di essere ebreo. Cioè, io penso che ogni volta noi insegnanti, quando dobbiamo affrontare argomenti così difficili, complessi e drammatici, dobbiamo porci il problema dell'obbligo ma anche dell'impossibilità di dare una forma, di narrare quanto è accaduto. E il problema che sta dietro chiaramente è quello della rappresentazione, cioè possiamo rappresentare la Shoah? Come e perché usare la sua rappresentazione, la letteratura e il cinema in particolare nella nostra didattica? E, ecco, io penso che questo sia il senso delle nostre riflessioni, cioè ci vuole molta consapevolezza perché sostanzialmente dietro io credo che ci sia in fondo la questione dell'iconologia, cioè della possibilità di rappresentare, dell'iconoclastia, ciò che non è rappresentabile, ciò che non è dicibile, come dice nel titolo il professor Vercelli. E ci sono chiaramente anche altri aspetti, altre declinazioni, cioè il rapporto tra etica ed estetica, nel momento in cui si usa la letteratura, ma che letteratura? Allora la consideriamo una fonte primaria, storica, oppure che cosa? Il rapporto fra memoria e politica, quindi anche l'uso pubblico della memoria, ecco, e credo che tutte queste sfaccettature debbano essere almeno prese in considerazione, anche se non siamo dei filosofi, anche se non siamo degli storici. Questa era la premessa che volevo fare. Ora, per presentare invece il professor Claudio Vercelli, siamo molto felici che sia venuto, dunque è ricercatore di storia contemporanea presso l'Istituto di Studi Storici Salvemini di Torino. Si è occupato di molti argomenti di storia del Novecento, assolutamente specializzato sui temi relativi ai sistemi concentrazionari e ai totalitarismi politici, quindi non soltanto, credo, sul nazismo e sul fascismo, ma ha anche visto dei contributi sullo stalinismo e anche però di storia molto contemporanea, attualissima, quindi ad esempio sul tema dell'islamismo radicale. E poi un altro tema spinoso, molto spinoso e importante, che è quello del revisionismo e del negazionismo. Spero di aver detto le cose essenziali. Certo. I contributi, è un curriculum lunghissimo e sicuramente una persona molto, molto preparata. Grazie. Piuttosto mi stavo interrogando già dalle prime parole che sono state dette su l'iconofilia, ad esempio. È un terzo elemento che aggiungerei, perché siamo in una società dell'immagine, dove l'immaginario però tende a volte a deferire o a essere depresso. Non è assolutamente vero che a un gran numero di immagini corrisponda un fermento dell'immaginazione,
E questo è un dato da cui partire. Non necessariamente ciò implica il fatto che l'immaginazione muoia, perisca, però l'inflazione, lo sanno benissimo gli studiosi delle teorie dei sistemi, soprattutto di quelli per appunto informativi, l'inflazione di informazioni, in questo caso l'informazione di immagini, può avere un effetto esattamente opposto a quello desiderato, può creare un'eterogenesi dei risultati, dei fini, può creare ad esempio una babele, una cacofonia di impressioni, di idee che si scordinano. Non sottovalutiamo i ragazzi con i quali abbiamo a che fare, non attribuiamo un'incompetenza a prioristica, e purtuttavia cerchiamo di capire, questo secondo me è lo sfondo sul quale ogni docente di qualsiasi ordine, grado, scuola, appartenga, deve ragionare, consideriamo per l'appunto che i codici ai quali loro fanno riferimento non necessariamente collimano con i nostri. Penso che sia un'esperienza che voi avete già riscontrato nelle vostre discipline, quantomeno io parlo dell'area umanistica, dove ad esempio il significato di certe parole può essere molto diverso a seconda di chi lo utilizza e di chi lo ascolta. Questo è un dato, diciamo, di sostanza e di metodo dal quale partire per riflettere su dire l'indicibile letteratura e Shoah e letteratura della Shoah, non solo letteratura della Shoah, se noi fare una conferenza sulla produzione letteraria che dal dopoguerra, dal periodo dopoguerra ad oggi ha accompagnato le vicende di cui ci occupiamo, di cui ci state occupando, ma letteratura Shoah nel senso del rapporto tra rappresentazione e evento, la questione della conoscibilità, ma soprattutto direi adesso al di là e oltre l'elemento della conoscibilità, della trasmissione, della competenza legata alla conoscenza di qualcosa di estremo. Parto fra l'altro da anche un repertorio letterario, io ci inserisco anche adesso graphic novel, ci inserisco senz'altro Maud Spiegelman, che è un testo fondamentale. Io non mi ero mai inframmezzo certe comunicazioni di taglio un pochino più teorico e analitico, anche a considerazioni proprio personali, esperienziali. Io non mi ero mai sperimentato, come mi è capitato negli ultimi 2 o 3 anni, con le scuole medie inferiori, con le terze medie, quando l'ho dovuto fare mi era apparso un problema molto grosso. Avevo preparato un programma di 2 ore su Maus di Spiegelman. Io ho lavorato inframmezzando segmenti del fumetto con immagini secondo un criterio progressivo, dove la scansione era questa: fumetto, immagine, parola chiave, in una sorta di progressione, da memoria, quindi partendo dall'oggi, in sostanza, conflitto tra genitori, conflitto di identità, che è un elemento fondamentale nel percorso che Spiegelman fa, poi andando a ritroso fino agli eventi e alla difficoltà di raccontarli. Ad esempio, un aspetto significativo che ho trovato in Mauser è la ritenzione e il pudore, 2 elementi che corrono su un binario parallelo, ma anche l'altro aspetto, la difficoltà linguistica che attraversa tutto il fumetto. Il padre, se per coloro che l'hanno letto, il padre Lodek parla una sorta di patois, parla un falso americano, non un greco, un falso americano in sostanza, che è il segno di un disadattamento. E il figlio, Art, parte proprio dal riscontro che non c'è la medesima lingua tra padre e figlio, che è un fatto, se vogliamo, che ognuno di noi ha sperimentato quando era adolescente, e lo sperimentano anche i nostri ragazzi, lo sperimentano anche gli studenti. Quindi autocentrarsi, diciamo così, mi sembra un aspetto importante. Però oltre a ciò prenderei anche 3 affermazioni più una la dico poi a voce perché non l'ho riportata qua. C'è un problema di distanze e di vicinanze. Più tempo passa, più Auschwitz si avvicina, dice Detweiler, riportata nel Doffiano. In realtà Auschwitz come insieme di eventi è qualcosa che si consegna al passato, di un processo storico che lascia alle spalle ciò che è capitato. Però l'ombra di Auschwitz, può sembrare un paradosso, è qualcosa che invece si è avvicinata. Cioè, man mano che scolorisce, man mano che si consuma l'aspetto più strettamente fattuale, soprattutto in un'età come David Bidussa ha efficacemente dichiarato, che è dopo l'ultimo testimone, più
quella cosa lì sembra incombere su di noi. Secondo me, apro subito un capitolo come riflessione, che se avremo il tempo riprenderemo magari nei vostri interventi. Secondo me è perché la narrazione di Auschwitz, del rosso concentrazionario, delle deportazioni, nella loro stratificazione e complessità, diventa anche sostitutiva di altre narrazioni. Se dovessi, come dire, affermarlo in maniera provocatoria, direi quasi che il 27 di gennaio si è mangiato il 25 di aprile, o figuriamoci il 2 di giugno, cosa assai poco avvertita, non parliamo del 20 di settembre, che nessuno sa cosa sia, ma mettiamolo in chiave non polemica, ma perché parliamo di stagioni della memoria, la letteratura si interroga su questa cosa qua, no? A pieno titolo. Interroghiamoci appunto sul mutare della percezione delle cose. Punto 1. Punto 2. Primo Levi ci soccorre sempre, perché Primo Levi è un catalogo inesauribile di ispirazioni. Poi se avete già avuto Alberto Cavaglione qua tra gli ospiti, io faccio qua l'iniziativa che devo fare con lui stasera alle 6:30, Alberto forse il massimo conoscitore, ce ne sono tanti di buoni conoscitori, ma qua almeno tra i più disponibili sulla piazza, il massimo conoscitore di Primo Levi, mi ha scavato un po' tutti gli aspetti, anche con una grande competenza letteraria, perché così è lui, conoscendolo bene. Bene, Primo Levi ci dà un altro elemento di riflessione. Il primo, letterario, ci dice distanza e vicinanza. Secondo è, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. L'esperienza concentrazionaria per Levi vuol dire molte cose, più cose di quanto lui stesso riuscisse a dire e anche forse a immaginare, e anche per questo mi permetto di dire né in qualche misura morto sia pure a distanza di tempo, però soprattutto indica non tanto l'impossibilità di parlare, ma la difficoltà di trovare le parole per dirlo. E questo è un aspetto che rimane per molti aspetti mutato, per molti elementi, come dire, irrisolto. Non mi sto riferendo a enigmi di ordine teologico o spirituale che sono completamente strani a quella mia prospettiva, o quantomeno alla prospettiva di questa comunicazione. Parlo di cose molto più concrete, perché in assenza di una lingua che possa raccontare l'annullamento dell'uomo e della lingua dell'uomo, pensate, non so, negli riascalenti su queste cose qui, ebbene, allora come possiamo raccontare il vuoto? Che è, se vogliamo, l'interrogativo che in maniera più provocatoria si fa una Ira Löwenthal nel suo ultimo pamphlet contro il giorno della memoria, che è un titolo, come dire, volutamente tirato, quando poi leggendo il testo vi accorgete che invece gli interrogativi sono centrati, non c'è nulla contro, ma c'è un interrogativo radicale su cosa ci racconta quella storia lì. Rischiamo di inflazionare con le nostre parole qualcosa che è vuoto. Come raccontiamo il vuoto, quel vuoto lì di valori, quel vuoto, quel insieme di scene in buona sostanza. Terzo elemento, sono autori molto diversi, due testimoni, un filosofo, politologo come terzo legame, sono riflessioni tra le altre di Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ha lavorato molto nella querela degli storici, c'era stata sulla questione del revisionismo storiografico alla fine degli anni 80, la seconda metà degli anni 80, quando cioè la componente conservatrice della storiografia tedesca aveva, come dire, sancito la sussistenza di un nesso logico, causale e anche fattuale tra i Gulag e il lager. Sono arrivati i Gulag, Stalin ha fatto un massacro classista, i tedeschi si sono spaventati e hanno risposto con i lager. I lager ci sono, lo sterminio c'è stato, però la storia si spiega così. Da lì era nato un polemico gigantesco, oggi questo tipo di polemica è in parte rientrato, però ne sono rimasti, come dire, gli strascichi di lungo periodo, soprattutto sul versante delle banalizzazioni che si trovano su tanti aspetti di quella storia e di altre storie coere. E Habermas, in una delle tante repliche a quello che era stato la figura più interessante, più significativa degli storici cosiddetti revisionisti, che poi in realtà erano prevalentemente filosofi della storia, non erano storici in senso stretto, non erano interessati alla ricostruzione fattuale delle cose, non è che proponessero un'alternativa di interpretazione
dell'Angela. Allora non interessava questo. Lo ricollocavano all'interno di un campo di cose, di significati, come dire, metatemporali. Il Novecento è quella roba lì, è una reazione al comunismo, in buona sostanza. Il nazismo è una reazione al comunismo, che è una vecchia storia che, insomma, Nolte si trascina appresso. Ebbene, Habermas, rispondendo a Nolte, diceva: se tu mi dici questa cosa qua, non hai capito nulla del significato di quella vicenda, di Auschwitz, di ciò che corre intorno, perché da allora, da quando avvennero quelle cose lì, da quando vi fu lo sterminio per dire le camere a gas, oltre che negli altri modi che conosciamo, un legame di innocenza che ci univa si è rotto, un'innocenza alla quale delle frazioni ignoranti del dubbio avevano tinto la loro autonomia e che, in un certo modo, nutriva le continuità storiche. Auschwitz ha modificato le condizioni per una continuità della trama storica della vita. In realtà Habermas dice una cosa che altri sostengono e che mi sento di condividere anch'io, ovvero sia che è un punto non terminale di una storia, ma un punto, una frattura, una sorta di scissione, di separazione di iato, Auschwitz, ma sull'altro versante anche un punto di inizio. Le costituzioni repubblicane hanno senso, il patriottismo costituzionale ha senso se assume come fondamento questa grande frattura. Anche questo non è un interrogativo spiritualista o filosofico, è, come dire, un'affermazione fortemente politica. Ora, per venire a noi, che cos'è la letteratura della Shoah? Io vorrei, come dire, a questo punto partire da un approccio problematizzante e non meramente descrittivo. Intanto avete un problema molto grande, è il problema della circoscrivibilità. Non è assolutamente dato né su un piano storico, né tanto più su un piano di ricaduta civile, sociale e morale, che forse è l'aspetto che più ci interessa, di pedagogia condivisa, né su un piano, direi, tanto più letterario, la definizione a priori di che cos'è letteratura della Shoah e qual è il rapporto tra letteratura e Shoah. Certo, possiamo poi rifarci a certi eventi fattuali come tali e in qualche misura li prendiamo in considerazione, ma la cornice entro la quale ricondurre l'evento, tanto più se andiamo poi a verificare come si è sviluppata la letteratura della e sulla Shoah, una letteratura che deriva da chi ha vissuto quelle cose e che è stata prodotta anche da chi quelle cose non le ha vissute, ma in qualche modo le ha elaborate, allora vedete che c'è un effetto di scontornamento continuo. Perché in realtà una letteratura bella sulla Shoah non riesce a vivere da sola, deve vivere in rapporto a qualcosa che precede e che segue quell'evento, altrimenti rimane sospesa nel vuoto, e nella migliore delle ipotesi è una testimonianza. Inoltre c'è un altro aspetto, sul quale poi avrò ancora modo, credo, di fare degli accenni. Chi racconta cosa? Chi è autorizzato a raccontare queste cose qua? Cioè, chi è autorizzato, nel senso di chi è legittimato a farlo? Un tempo va da sé che essenzialmente la letteratura era il prodotto, anche se non esclusivo, di chi aveva vissuto quelle vicende, e in particolar modo di due categorie. Prima di tutto i deportati politici e poi quelli razziali. Sono state le due figure più strutturate da ciò che è residuato dall'esperienza dei campi, quelle che, come dire, hanno trovato quantomeno la forza, la lingua, ma soprattutto hanno usato il vettore comunicativo della scrittura e poi della testimonianza anche orale come elemento fondante per ricostruire i processi. Ma noi abbiamo un campionario, per così dire, passati il termine, di soggetti che non hanno mai fatto reso conto della loro esperienza. Non è soltanto il fatto che una parte consistente di chi fu deportato e ritornò non raccontò, o nella migliore ipotesi non fece altro racconto che non fosse quello privato di quelle vicende. È qualcosa di più di diverso. Ad esempio, chi ha potuto raccogliere il deposito delle esperienze dei deportati rom e sinti, per dire, la deportazione delle popolazioni, tra virgolette, nomadi, rimane consegnata più a un livello intuitivo. Ci sono opere storiografiche anche di spessore, al di là delle prime cose conosciute nel dopoguerra, ma che sono, come dire, molto sul clamoroso, molto sul
poi è sopravvenuta una storiografia che anche a modo suo letteratura da questo punto di vista, che racconta le vicende quantomeno collettive, però si basa su elementi intuitivi, ad esempio sullo sterminio dei popoli Rom e Sinti non c'è accordo rispetto al numero. Il numero dal mio punto di vista non è dirimente, ma non è neanche poi secondario. Altro aspetto con il quale io mi sono confrontato, se parliamo di deportazione, non propriamente di sterminio, mettendo dentro la Shoah e accanto alla Shoah anche il discorso delle deportazioni in senso lato, io mi sono trovato a dover raccontare la storia della deportazione dei testimoni di Geova tedeschi, che è stato veramente un po' un grattacapo grosso, perché i soggetti non si facevano più grafare. Trattandosi di una denominazione cristiana con una matrice fondamentalista rivendicata come tale, laddove il fondamentalismo in questo caso non è quello cattivo dei movimenti militanti e militarizzati, ma è un movimento, come dire, che vive di luce sua propria, quel racconto non ha nessuna funzione sociale, ha una funzione interna per rinsaldare i vincoli, i legami di gruppo, e vi fu uno spiraglio all'inizio del decennio trascorso, quando in termini anche di autopromozione, oserei quasi dire una sorta di marketing culturale, aprirono per un po' le porte al discorso facendo una serie di incontri pubblici, peraltro gestiti secondo i loro criteri, i loro canoni, in chiave apologetica, autoapologetica, in buona sostanza, leggendo la vicenda dei loro corregionali deportati come la ripetizione dei martiri cristiani dei primi secoli. Un gruppo che quindi non si fa biografare, un gruppo che non concepisce la storia, perché essendo un gruppo fondamentalista, né più né meno con tutti i fondamentalismi e i fondamentalisti, ritiene che la storia non esista, ci sia soltanto il libro e basta. Però intanto loro furono deportati, in parte furono massacrati, soprattutto i maschi venivano fucilati nei campi di concentramento, non perché fossero razzialmente impuri, erano ariani, secondo le categorie del Terzo Reich, ma costituivano un'offesa alla razza nella misura in cui erano pacifisti, e poi a un certo punto il movimento nel suo insieme prese posizioni dichiaratamente antinaziste, e questa cosa ebbe un peso. Però come la si racconta quella cosa lì? I rapporti che io ho avuto con loro avevano dei problemi insormontabili nel linguaggio. Mi fu offerta la possibilità, entro i vincoli e i limiti che l'istituzione loro proprio manteneva, di interloquire e cercare di capire alcune cose, ma mi accorsi che avevo dinanzi a me delle persone che, ad esempio, deportate, ritornate da Auschwitz, che citavano i versetti della Bibbia, con un approccio che, come dire, urtava enormemente la mia sensibilità. Urtava enormemente nel senso che la mia sensibilità laica implica che io possa avere un rapporto con il sacro testo, ma quindi è un rapporto che c'è scritto a una dimensione della mia esistenza, capite? Non è che io ti racconto un segmento delle violenze che ho seguito, subito dopo cito un versetto, come se il versetto giustificasse quanto scritto. Poi ti racconto un altro pezzetto, poi cito un altro versetto, e vado avanti così per una, due, tre, quattro ore. Io non riuscivo più a tenere insieme gli elementi, mi si sfaldava tutto, capite? Allora, quando parliamo di letteratura Shoah, parliamo non solo di quello che è stato scritto, ma anche di quello che non è stato scritto, ad esempio, perché non riesce a trovare un linguaggio, che non è solo il linguaggio dell'offesa suprema, che è tale proprio perché annichilisce la lingua, la possibilità di raccontare, ma perché, come dire, parliamo di un campo dove in buona sostanza c'è qualcosa che diventa inesplicabile. Fra l'altro qualcuno si interroga sul fatto se narrare non implica anche proprio l'essenza dell'esperienza, ad esempio è un bisagio di questo articolo. Tre istanze da tenere in considerazione, tra parentesi poi aggiungo, non segnatevi tutto ossessivamente, lascerò poi a disposizione, è ovvio, perché se no impazzite, poi per segnare tutto quello che c'è scritto magari non seguite quello che io vado dicendo. Tre istanze che mi sembrano importanti. Ancora una volta primo modelli: qualunque cosa voi diciate non sarete comunque creduti, ed è un dato che ha un suo fondamento. Lavorando sul negazionismo io questa cosa l'ho riscontrata, pubblicato l'anno scorso
da terzo un volume sulla storia del negazionismo, perché ormai ha una sua storia. È nato col nazismo medesimo, i nazisti erano più dei negazionisti, quando buttavano la cenere sotto il tappeto, in buona sostanza. Ed è proseguito dopo, con vere e proprie piccole correnti di pensiero, fino ad avere un'espansione adesso nel web, che è un'espansione, come dire, esponenziale, molto preoccupante. E non a caso si discute in Parlamento di una legge che identifichi da fattispecie penale il negazionismo, anche se è una cosa, come dire, molto impegnativa, assai meno facile di quanto non sembri. Ma per l'appunto io mi sono accorto di alcune cose lavorando su, chiamiamoli, i testi del negazionismo. Tra parentesi, entrano nella letteratura della Shoah i testi del negazionismo, non sono storia, sono contro storia, storia contro l'attuale, ma non sono anch'essi una produzione sulla Shoah, ribaltandone completamente il suo? Domanda, appunto, interrogativo per renderci la vita più difficile. Ma dicevo, mi rendevo conto di un fatto, cioè che un elemento che istigava alcuni di questi signori, a parte la malafede, il calcolo, il neonazismo, per cui io devo negare l'evidenza dei fatti semplicemente per dire che quel che è avvenuto era una cosa buona e giusta, ma per dire che quel che è avvenuto sia una cosa buona e giusta devo rimuovere le nefandezze che ha procurato. A parte questi dati qua, c'era poi, come dire, in alcuni l'impossibilità di concettualizzare, di capire l'evento Shoah. Anche qui in termini non metafisici, ma proprio in termini materiali. Il paradosso è che per certuni, tra costoro, si trattava di buttare fuori il male dalla storia, dire questa cosa non è successa, non so di teodicea, no? D'accordo sul male, ma dove il male non c'è. Il nazismo ha ecceduto, ha fatto Auschwitz, ma Auschwitz era un luogo di detenzione. Se volete capire questo tipo di pensiero, per meglio coglierne alcune affermazioni, trovate in rete comodamente, penso in formato PDF, basta mettere su qualsiasi motore di ricerca Priebke testamento. Ci sono 7 pagine in cui Priebke, poco prima di morire, racconta come la pensa lui sul nazismo. Erich Priebke, saprete chi è, insomma, in sostanza un personaggio noto alle cronache. E Priebke riprende tutti i paradigmi, tutti i passaggi del negazionismo e ci racconta dal suo punto di vista. Non importa quanto genuinamente o non genuinamente, vi ha contato l'impossibilità di dire di quella cosa lì, dal suo punto di vista, come nazista. Cioè, io sono stato nazista, ho fatto anche certe cose, ma quelle cose lì noi non le abbiamo fatte. Ma poi ha dato tutta una serie di elementi tipici del negazionista, per cui non era possibile, se fatti i calcoli non tornano le cose, eccetera, eccetera. Siamo d'accordo, ma il fondamento, la struttura, la cornice di questo discorso è una cornice come dire, dove non si può parlare di quella cosa lì. D'altro canto, mentre venivo giù, leggevo una cosa di Gunther Anders che diceva che Auschwitz del resto appartiene, orienta perfettamente nella definizione tipica della civiltà moderna, dove c'è una sorta di contrasto tra l'enormità dei fatti che essa può produrre e la debolezza dell'immaginazione nel percepirli. Cioè, la modernità produce un'infinitezza di eventi, pensate a una cosa come la globalizzazione che stiamo vivendo, ma la capacità nostra di riuscire a immaginarli e a trattenerli e a comprenderli e a razionalizzarli obiettivamente è contenuta e messa in scacco. Già l'aveva capito Shakespeare parlando nell'Amleto, insomma, ci sono più cose, Orazio, in terra e in cielo che non nella tua fantasia, capite? Beh, Shakespeare non è che ti parla se a caso. Qualunque cosa voi diciate non sarete comunque creduti. Secondo passaggio di un altro signore, Heinrich Himmler, in una fenomenale, proverbiale conferenza tenuta nell'ottobre del 43. Dinanzi ai dirigenti del movimento nazista e ai corresponsabili dello sterminio. Abbiamo il dovere morale, abbiamo il dovere verso il nostro stesso popolo di uccidere questo popolo che voleva ucciderci. Possiamo dire di aver adempiuto questo compito per amore del nostro popolo e non ne abbiamo sofferto danno nella nostra interiorità, nella nostra anima, nel nostro carattere. Questa è una pagina gloriosa nella nostra storia che non è mai stata scritta né sarà mai più scritta in futuro. Da cosa l'abbiamo fatta? Di questa cosa non rimarrà traccia.
Io dico sempre ai ragazzi che c'è in questo caso la teorizzazione, la tematizzazione del delitto perfetto. Il delitto perfetto è quello che non è mai avvenuto. E in cosa consiste in questo caso il delitto perfetto? Il delitto perfetto consiste nel fatto che io uccido non soltanto una persona, ma ne uccido la memoria. Uccidere la memoria vuol dire fare in modo che nel giro di una generazione o due non ci sia più nessun ricordo di quella cosa. Che bisogno c'è di una lingua che racconti quella cosa lì? Se io mi sto adoperando per distruggerne anche la memoria. Tra parentesi, il giorno della memoria vuol dire questa cosa qua, non un giorno della commemorazione, ma il giorno del ricordo di questa ambivalenza o di questi due livelli, uccidere i corpi, e questo come dire, è uno sterminio, è un massacro, un genocidio, chiamatelo come meglio credete. Ma uccidere anche la memoria dei corpi, che è qualcosa del pare se non di peggio. Cosa facevano i nazisti quando arrivavano in un certo luogo se non distruggere le comunità e distruggere tutti gli elementi che appartenevano a quella comunità? La ripartizione dei beni non era solo funzionale a un calcolo di ordine economico, di beneficio immediato, e serviva ad azzerare la proprietà precedente, quindi la memoria della proprietà precedente di quei beni. Allora, questo è un altro dato che mette in scacco il racconto durante e dopo quei fatti lì. Lo mette in scacco, è una sfida che si ricollega a quanto diceva Levi nella frase precedente. Ultimo elemento, sul quale si sono interrogati sempre più spesso sia i testimoni, i sopravvissuti che anche poi quant'altri, consegnare lo sterminio una catastrofe risolta in sé. Considerare cioè lo sterminio una catastrofe risolta in sé vuol dire consegnare ai nazisti una vittoria postuma? Su questo, come dire, vi invito a riflettere. La risposta dal mio punto di vista si dà e ce la diamo già nel momento in cui siamo qua, però questa risposta non ci solleva dal punto di vista di come raccontare quella cosa. Dobbiamo poi considerare anche alcune coordinate. Io spero di non essere troppo astratto, poi eventualmente intraderete con le vostre considerazioni e le vostre domande. Il tempo della distruzione, che fu estremamente rarefatto, si colloca nel ciclone di una guerra completa, di una guerra totale, dove quella distruzione lì era sommersa da una serie di catastrofi che stavano avvenendo a partire da quelle belliche, e fu resa possibile da questa complessità, da questa strategia. E i tempi della ricezione, di un gioco di vicinanza e distanza, dove invece è stato molto, ricezione vuol dire come noi abbiamo raccolto questo, è stato molto faticoso. Per i più giovani oggi questa storia sembra quella consegnata una volta per sempre, sembra esplicitata, sembra quasi, come dire, un tributo dovuto, ma in realtà se ripercorrete le strade della letteratura come anche della storiografia, vi accorgerete ancora di più della memorialistica, vi accorgerete della difficoltà che si ebbe ad arrivare per più ragioni e più motivi a una storia condivisibile di quei fatti, a un racconto condivisibile di quei fatti. Beh, caso emblematico, proprio se parliamo di letteratura, è come dire la vicenda che è nella quale incorse Primo Levi, lo sapete tutti, cioè, fra l'altro le prime testimonianze, soprattutto in Italia ma non solo, sono testimonianze che hanno una forma rifatta di reportage, no? De Benedetti con 16 ottobre o con 8 ebrei, lo stesso Primo Levi, sono resoconti che in qualche misura come sono degli affidati, sono dei documenti come quelli che si consegnano al giudice, no? Delle memorie, in buona sostanza, nel senso proprio più freddo del termine. Non era ancora la letteratura piena alla quale pensiamo noi. Chi iniziava a scrivere queste cose qua anche con un certo compiacimento su un altro versante non era il reduce, ma era chi era stato dalla parte degli sterminatori o comunque aveva condiviso alcune parti. Ad esempio, uno che nel 1945 racconta queste cose qua è Curzio Malaparte in Caput. Caput è come dire un trionfo, un'orgia, diciamo così, di estetismi, di elementi grotteschi, dove però sono raccontate o trattenute tutta una serie di cose che erano avvenute in buona sostanza. Tutto si perde dentro una narrativa compiaciuta, soddisfatta, che è un aspetto fra l'altro della narrativa o della forma narrativa fascistica di cui Caput è stato titolare, secondo me, fino alla fine, per molti. Scusate, ma la parte del titolare attraverso Caput non solo fino alla fine della sua vita, ma al di là della traiettoria personale, ha
iniziare a fare un racconto sono coloro che in questo caso per certi aspetti erano stati fino a un certo punto dall'altra parte, per la trincea, per così dire. I resoconti invece che vengono fatti dai primi testimoni sono rifiutati o sono consegnati a casa editrice minore. La 45-47 io ho anche sulla scorta delle ricerche di Gordon ho trovato circa una cinquantina di volumi di testimonianza o comunque riconducibile alla letteratura sulla Shoah, ma sono tutti usciti da case editrici minori. E come vi dicevo, il caso emblematico dell'editore De Silva, no? Del 47, che pubblica in poche copie, per l'interessamento di Franco Antonicelli, peraltro, perché altrimenti non sarebbe passata neanche quella cosa lì, un testo che sarebbe poi diventato, come dire, se posso usare questo termine, non un capolavoro della letteratura da Shoah, ma un capolavoro della letteratura e della narrazione, della memorialistica del Novecento in quanto tale. È emblematico da questo punto di vista. In quegli anni lì escono anche tra 45, 47 e 48 altri testi che saranno importanti, come quello di Jana Milius, Il fumo di Birkenau, dove si parla di posizione femminile ma in termini anche molto smussati, nel senso che si usano paradigmi e delle retoriche letterarie per cercare di coprire dinanzi a se stessi la violenza del trauma. Oppure un testo che poi è stato dimenticato, quello di Bizzarri su Mauthausen, poi Invito a vivere, dove ancora una volta si utilizza una formula retorica che è quella del Decameron. Il racconto di otto prigionieri che stanno a Mauthausen, che si trovano insieme e che parlano per sopravvivere, laddove la lingua, come lo stesso Levi ci insegna, non solo lui, un Vassili Grossman, Eugenio Ginsburg per quanto riguarda il Gulag e tanti altri, la lingua è uno strumento di sopravvivenza. Piccolo particolare, per così dire, che in Proibito Vivere di volta in volta gli amici prigionieri scompaiono, si riducono, cioè la peste in questo caso li distrugge in buona sostanza. Altro elemento, domanda che faccio a questo punto, riuscite a seguirmi? Scusate se faccio sempre questa verifica, ma non voglio essere uno di quei relatori che partono per la tangente, che scorrono sui propri binari e si disinteressano della ricaduta sul pubblico. Quindi se qualcosa non va, fermatemi subito. Altro elemento, dato ho già capito che non riusciremo a svolgere tutto il materiale che ho tirato fuori, ma almeno su alcune cose ci soffermeremo. Altro elemento che volevo porre alla vostra attenzione, spazi fisici e luoghi simbolici. Come c'è semantica, retorica della scrittura e della trasmissione, oggi c'è anche il fatto che abbiamo non solo un confronto con un corpus letterario, ma anche con il recupero degli spazi fisici, con una nuova musealità che negli ultimi 15 o 20 anni è intervenuta, come il fatto ad esempio che negli ultimi 10 o 15 anni i viaggi della memoria sono diventati una consuetudine, almeno in alcune regioni, non in tutte, parliamo dell'Italia. Altro discorso sono poi ancora altri paesi, voglio dire. Questa cosa si intreccia ad esempio con la percezione della rilevanza del racconto e della testimonialità scritta, così come del romanzo costruito. Si intreccia perché i giovani d'oggi, se vanno a scuola, comunque possono anche essere esposti all'esperienza di un viaggio della memoria, che è un fatto fino a un paio di decenni fa molto improbabile, organizzato per lo più dalla Società Nazionale dei Deportati o da gruppi ristretti, soprattutto di familiari sopravvissuti. D'altro canto, andare in quei luoghi fino a non molto tempo fa voleva dire andare in luoghi sperduti. Mauthausen è stato poi rimesso a posto, per dire, come Dachau è stato rifatto, eccetera. Ma se ci andavate, non so, negli anni 60-70, vi trovavate ancora una realtà che era al limite dell'inaffrontabile, perché era per lo più lasciata a sé, in buona sostanza, no? O veniva, era un costo di riedificazione per un utilizzo, come dire, collettivo. Poi è cresciuta una musealità, quindi abbiamo luoghi simbolici che sono quelli legati alla trasmissione letteraria, ma abbiamo l'intreccio con gli spazi fisici, che è un elemento esperienziale oggi che viene fatto e che in qualche modo vorrebbe o dovrebbe riprodurre il senso degli avvenimenti, degli accadimenti di quelle cose lì. Ancora, visto che amiamo renderci la vita estremamente difficile, tenete conto che l'agire nazista nel suo complesso si poneva in contrasto non solo con i corpi che distruggevano, ma anche con la loro memoria e quindi con la narrazione in quanto tale.
Questa è una questione che riguarda le vittime, ma riguarda per certi aspetti anche i carnefici. Se volete avere un riscontro di questo assunto, leggetevi un libro come quello di Victor Klemperer, Lingua Terzi Imperi, pubblicato da Giustina, sulla questione fondamentale del linguaggio, nazista, che sia il linguaggio della società nazista, della società tedesca, in quegli anni lì, un linguaggio a contrazione. Avete presente Orwell e la Neolingua di 1984? Un linguaggio a contrazione, un linguaggio che si riduce sempre di più, che si riduce di spessore, di significato, di robustezza semantica, sia per quanto riguarda la lingua dell'area, che costituisce un linguaggio irriproducibile dal nostro punto di vista, una via di mezzo tra una lingua un idioma da caserma con però tutta una serie di volgarità assortite laddove la rabbiosità e la ferocia erano intrinseche alle parole stesse, non solo al modo in cui venivano pronunciate. La Gestapo, insomma, è una questione molto molto impegnativa da questo punto di vista, benché molto sintetica. Per il nazismo era fondamentale nel suo processo sociodemografico e nel suo progetto culturale distruggere non soltanto gli avversari, non soltanto gli elementi, come dire, alieni, i popoli alieni come li chiamava, ma anche distruggere la complessità del linguaggio, questo anche per gli stessi ariani, costruire cioè un sistema di significati molto elementari dove l'eguaglianza fosse soprattutto il principio fondamentale del nazismo medesimo, ovvero sia l'uniformità. Se l'eguaglianza è ciò che fonda le costituzioni democratiche e socialdemocratiche, l'ispirazione e l'aspirazione all'eguaglianza, ciò che fonda invece come elemento comune le esperienze totalitarie è invece l'uniformità. Nel caso nazista l'uniformità soprattutto demografico-razziale. Questo presupponeva una lingua all'altezza, diciamo così, di questo resettamento del mondo. Fare letteratura della Shoah e sulla Shoah vuol dire in buona sostanza contrapporsi a questo progetto, che è un progetto, badate bene, che è stato portato avanti da dei regimi in carne ed ossa, ma è un progetto che rimane a tutt'oggi nelle tentazioni semplificatorie dinanzi alle grandi crisi. Voglio dire, la lingua nella sua complessità era culturale ebraico, si diceva così, culturale ebraico. Tu usi la lingua complessa perché vuoi rendere le cose difficili, le vuoi ingarbugliare. Io invece ho un linguaggio diretto e semplice, che non si presta a equivoci, che non si presta a travisamenti, che non si presta ad alcun genere di parola corrisponde cosa. E basta. Allora, ma anche oggi non nella complessità della crisi, nella cacofonia, parlavamo in esordio della pluralità di immagini, dell'inflazione di cose, il dire, beh no, c'è una neolingua, ci sono dei neosignificati molto semplici, banali, che danno un ordine alle cose, un ordine verticale, che stabiliscono nuove gerarchie, che finalmente ci danno un senso di sicurezza che abbiamo perso, attimenti, e che stabiliscono anche un ordine orizzontale per chi non si adegua. Per chi per qualsiasi ragione, non importa quale, è alieno da questo discorso. Vi dico che se facciamo letteratura, riflettiamo sulla letteratura della e nella Shoah, e sulla Shoah, riflettiamo su questo ordine di questioni, non riflettiamo su, come dire, solo un corpus letterario di cui possiamo fare anche un grande volumone, sono stati fatti su come le cose sono raccontate, le sensibilità, questo appartiene alla critica letteraria, non è propriamente il nostro campo in questo caso di applicazione, anche se lo seguiamo come binario parallelo. Dobbiamo interrogarci sulla politicità di questo problema, capite? Cioè che rimanda la polis, lo stare insieme. Da questo punto di vista l'opera di letteratura della Shoah, come la deportazione, ciò che si contrappone alla distruzione del significato dell'umano, fatto invece che la consustanziale nazismo. Avrò modo ancora di argomentare, penso e spero, e che cioè in buona sostanza la letteratura della e sulla Shoah è una letteratura che cerca in tutti i modi non tanto di raccontare solo unicamente quelle vicende, ma di come l'umano riuscisse a sopravvivere. Qual è la potenza della testimonianza se non l'umanità del testimone? E
questo punto, il vero oggetto della letteratura della Shoah e sulla Shoah non è il resocontare in senso stretto l'esperienza dei campi, che pure è fondamentale, che è pure un passaggio obbligato di contestualizzazione, ma come l'uomo sopravvivesse al processo di deumanizzazione che nei campi avveniva. Cioè, come l'uomo che veniva negato cercava in qualche misura di riaffermarsi, sulla base di quali coordinate. E non è un caso che rispetto a questa difesa a oltranza dell'umanità si pongano invece quelle pseudo-letterature che, pur mi interrogavo prima, sono parte comunque forse di una sorta di meccanismo inverso del percorso di riflessione sulla Shoah, come ad esempio le scritture negazioniste, dove i capovolgimenti di senso, la reificazione, le astrazioni assolute sono il pane quotidiano dei negazionisti medesimi. Allora, pensate alla letteratura sulla Shoah come una letteratura dell'assedio, come una risposta alle impellenze dettate dai percorsi di istruzione romano, come un esercizio di resistenza rispetto all'uniformazione totale. Cioè, il problema era quello di mantenere all'interno di un contesto di questo genere, tra le tante cose che è possibile, ecco, la propria soggettività, in una situazione dove la soggettività medesima se veniva identificata dai carnefici, persecutori, era immediatamente disintegrata. La letteratura sociale ruota intorno a questa cosa. Diventa però anche un atto di testimonianza, nel senso più pieno del termine, più pregnante, nel momento in cui cerca di ricomporre i frammenti dell'esperienza e trovare dei nessi logici. Perché il surplus di questo elemento è non solo la descrizione della difesa dell'umano, ma cercare di dare un senso a questa difesa, laddove tutto non si riduce in un esercizio come dire individuale, ma si deve rapportare alla dimensione del collettivo, che è comunque la prigionia, quella prigionia che implicava. È una dialettica tra uno e tutti, come dire, tra identità singolare schiacciata e dispositivo di distruzione e molteplicità. È un filo comune nelle opere. E, come ha detto secondo me efficacemente Domenico Scarpa, è letteratura impura perché appartiene a una dimensione che rimanda all'inclassificabilità delle sue strutture retoriche e narratologiche. La letteratura c'è molto composita, molto stratificata, come raccontare queste altro, cioè voglio dire, a un anziano hanno dato un calcio nel sedere, negli stinchi o insomma nelle parti basse del corpo, ma come raccontare il tuo sorriso compiuto, la partecipazione, era un atto di detto, cioè andare a vedere le testimonianze ad esempio dei massacri che venivano fatti in pubblico, che sono parte integrante, cioè è una cosa ancora oggi sconfortante oltre che sconvolgente, perché quello che a me colpisce molto non è soltanto il fatto che ci fossero i fucilatori, gli assassini di professione che lo facevano con gusto, ma c'era proprio era una scenografia, un contorno, una coreografia di persone che andavano né più nemmeno come accadrebbe oggi in certe situazioni, a vedere e ad assistere. Cioè è una situazione che in XVI si riproduce come nel caso del morto sulla spiaggia che rimane lì e gli altri vengono a fotografarlo. Allora, se questa cosa succede, allora come oggi, anche se siamo certo su due esperienze culturali completamente diverse, mai come dire stabilire dei nessi univoci, però se quella cosa è successa e si ripete in micro in XVI, oggi, il principio di deumanizzazione vuol dire che esisteva allora come oggi. Cioè, ciò che l'obiettivo che i nazisti si davano, e la loro letteratura lo esprime molto chiaramente, attraverso la lettura razzizzante del mondo, no? Un obiettivo di deumanizzazione completa. Deumanizzazione vuol dire reificare le persone, ridurre delle cose. In questo non è che si inventassero solo grandi cose, loro erano riusciti a costruire dei dispositivi che funzionavano molto bene da questo punto di vista, ma intercettavano, diciamo così, una sensibilità di moderne che è una sensibilità che persiste tutt'oggi, in buona sostanza. Fermo restando che, ripeto ancora una volta, il fermarsi a guardare quasi rapiti, un incidente dove c'è un morto, un moribondo, senza fare nulla, non è la medesima cosa da fare queste cose qui, ok? C'è una gerarchia che va mantenuta.
Però c'è un principio comune che associa atteggiamenti del passato come agli elementi del presente. E ancora su un piano un po' dottrinario, non me ne abbiate, poi posso anche andare verso altre cose più forse premianti, perché qui andiamo su delle definizioni che a un certo punto possono risultare anche un po' noiose. Volevo darvi, come dire, quantomeno nel PDF, poi che vi consegnerò una serie di suggestioni. Letteratura della Shoah è una soluzione mediana tra dimensione letteraria e scrittura documentaria. Si tratta di trasmissione in forma di rappresentazione, quindi traslazione simbolica di un evento storico in assenza del medesimo. Questo è un dato fondamentale. Inoltre, questo vale anche per il testimone. Inoltre, è punto di intersezione tra memoria e storia, tra soggettività e oggettività, tra corpo violato e dispositivo deumanizzante. Fare interagire questi elementi. Oltretutto, in una concezione estensiva, la memoria oggi implica sempre di più reso conto non solo di coloro che vissero quelle vicende, ma di coloro che sono sopravvenuti. Siamo ormai alla terza generazione dei memoriosi, come li chiamerebbe Cavaglione, in buona sostanza. Raffaella Di Castro, una studiosa romana, ha scritto un libro interessante, uscito già qualche anno fa, Testimone del non provato, dove si esercita a raccogliere testimonianze orali dei figli e dei nipoti dei deportati, di coloro che comunque subirono le persecuzioni, le vessazioni, soprattutto a Roma, e di come queste cose sono raccontate e rielaborate come se fossero una cosa propria. Capite? Non solo un passato che non trascorre o che è un passato che è comunque qualcosa che ci è lasciato alle spalle, ma qualcosa che fa parte dell'identità odierna. È un elemento che ricorre per i familiari, per coloro che in qualche misura, non importa per quale ragione, si sono identificati con queste cose qua, che ricorre anche, poi lo diremo, nella letteratura falsificante, ci sono, di coloro che hanno finto di essere stati deportati, non essendo. Cioè, un libro ricco fin da subito, che non ha conosciuto, secondo me, sufficiente distribuzione, quello di Frida Bertolini, Contrabbandieri di Verità, La Shoah e la sindrome dei falsi ricordi, che analizza tre casi di falsa letteratura della situazione, vendute al pubblico anche con successo come tre testimonianze di tre deportati o comunque di tre persone che avevano subito cose che in realtà non avevano subito. E non siamo solo sul piano della falsificazione. Sindrome di falsi ricordi vuol dire, come dire, identificarsi al punto da stare sospesi tra menzogna. È una sorta di verità che si è costruiti e della quale ci si è convinti nel corso del tempo. Il caso più noto è quello di Benjamin Wilkominski, che aveva scritto un volume, Frammenti, che era diventato un successo anche letterario, ma anche Misha de Fonseca, Sopravvivere con i lupi, aveva avuto un buon successo. Raccontavano storie particolarmente dure, atroci, quasi anche inverosibili, ma come dire, non per queste non meno partecipate. Il punto qual è? Che la Bertolini si interroga su cosa significhi ciò, adesso al di là anche dell'approccio psicanalitico, della iperidentificazione che valeva almeno in un paio di casi, e anche questa diventa a modo suo letteratura su quelle vicende lì, ancorché letteratura pesante nella misura in cui è una ricostruzione fatta in maniera fittizia, ma di elementi che però avevano un loro riscontro nella realtà, perché andando a dissezionare le singole parti dei singoli libri era vero che l'autore e l'autrice non erano non coloro che dicevano di essere, ma erano almeno vero che ciò che veniva raccontato aveva dei riscontri fattuali in buona sostanza. Questo per dire come il discorso memorico non sia un discorso così lineare, cioè non coinvolge soltanto quelli che per traslazione nel corso, quelli che hanno vissuto, quelli che hanno trasmesso, quelli che hanno vissuto, quelli che hanno ricevuto l'effetto della trasmissione e così via. Coinvolge anche individui e persone che sono estranee, che si creano una memoria fittizia in qualche misura, ma che sono parte delle comunicazioni. Peraltro, non direttamente a me, ma ad altri è capitato, anche in sede ANE, di riscontrare che certi resoconti non avevano verosimiglianze. Ci sono le lettere ultimamente, no, su questo argomento. Ci sono stati, come dire, dei casi di comunque sì ex deportati, ma che hanno, come dire,
non si sa quanto consapevolmente alterato il loro resoconto. Non si sa quanto consapevolmente, è molto difficile dirlo. E io direi negli ultimi anni forse anche per uno sforzo di compiacere un pubblico, perché si crea proprio un palco da questo punto di vista. È un problema veramente molto delicato questo. È un problema molto delicato. Ma direi anche perché comunque la memoria parla del passato, ma in realtà è tutta proiettata sul presente. E l'ex deportato, il sopravvissuto, il testimone di qualsiasi vicenda, anche le vicende più banali, lo sanno benissimo questo giudici, i magistrati. Esatto, aveva scritto un bellissimo libro, Psicologia della testimonianza. Assolutamente. Assolutamente. Sono portatori, sì, di ciò che resta della loro esperienza. In quell'esperienza ci sono elementi come di consapevolezza, ma anche elementi di rimozione, perché parte integrante della memoria è la rimozione. E poi c'è la stratificazione successiva, cioè le cose che io non ho visto, ma che tengo di aver visto. Faccio solo un esempio, che cito spesso, mamma mia, mi passa velocemente il tempo, esasperante. Dunque, no, perché avrei parecchie altre cose da dire, ma faccio solo un esempio per capirci. Farato su questo, i negazionisti di vario genere tipo ci sguazzano allegramente. Durante un convegno fatto a Cremona, 10 anni fa oramai, ci fu la testimonianza, una delle pochissime testimonianze dal vivo, di un'ex deportata tedesca, testimone di Geovita, la quale raccontò di quello che succedeva ad Auschwitz dal suo punto di vista, e fece un racconto pieno e tondo che non poteva essere il racconto della sua esperienza, era il racconto, come dire, della stratificazione successiva dell'esperienza, cioè quello che lei aveva acquisito in termini di competenza. Perché chi ha avuto la disgrazia di vivere quella vicenda lì sa benissimo che cosa vuol dire. Vuol dire che vedeva un aspetto, una cosa, nel suo blocco, nel suo vice commando, vedeva quella roba lì. Non è che facesse gli scusate il viso turistico di Auschwitz o di quant'altro, viveva quella cosa lì. Era brutale, perché era separato anche dal mondo circostante, che non era il mondo dei vivi, ma era il mondo dei sommersi, con il quale comunque interagiva a distanza. Bene, questa persona a un certo punto dice una cosa molto importante dal suo punto di vista, dice, io ho visto cose orribili, i miei corregionali venivano torturati, venivano fucilati, io mi sono preso tante di quelle botte che era una ragazzina, eccetera, eccetera, però quello che succedeva agli ebrei, Auschwitz 1, non Auschwitz 2, era una cosa indescrivibile, io ho visti morire nelle camere a gas. Voi saprete che all'Auschwitz non c'era una camera a gas, però non era Auschwitz 2, era un altro discorso. No, uno si immagina la scena di questi incolonnati, cosa un po' improbabile per chi era lì, voglio dire, lo si sapeva, ma era un altro discorso da vedere, poter registrare proprio più. E poi dice un'altra cosa che come ci ha fatto saltare su una sedia, nel senso che dice, d'altro canto io non solo ho visto, ma ho anche sentito l'odore del gas. Sento l'odore del gas, dell'acido cianidrico? Impossibile, perché l'acido cianidrico, se disperso nell'aria, può far male per chi lo respira nell'immediata adiacenza, ma poi in quelle quantità, tanto più che erano state, come voi saprete, calcolate scientificamente. Scientificamente, i nazisti su questo che non sprecavano nulla, erano stati testati ripetutamente in ambiti circoscritti, in ambienti sigillati, per un numero di corpi particolarmente compresso, a una certa temperatura. Se dispersi nell'aria, se lo inalavi immediatamente, sì, poteva farti male, mandarti l'altro mondo, allora non sarei stata qua a raccontarlo. Ma se eri a distanza anche solo, non so quanti metri, ma quanto bastava, non te ne saresti accorto e non avresti neanche sentito l'odore, perché il gas si disperdeva. In realtà la memoria qui è falsata, non è falsa ma è falsata, e la testimonianza è non meno falsata dal fatto che alla fine siamo riusciti a capire che cosa lei stesse dicendo. Lei ricordava l'odore della decomposizione, che è una esperienza tipica non soltanto di chi è stato in quei luoghi lì, ma di chi è stato ad esempio nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, dove la coesistenza con l'odore, con i morti che dovevano essere bruciati d'estate, emanava ovviamente zaffate disgustose. Ora in questo caso la memoria si ingentilisce paradossalmente nel tentativo di raccontare la cosa più potente, in realtà deborda e butta fuori qualcosa di sgradevole, l'odore dei morti, per raccontare una vicenda tanto concreta nell'immaginario collettivo, la gasazione, quanto astratta nell'esperienza
di ognuno di noi, voglio dire, è anche evidentemente di questa persona, mi capite? Allora, la letteratura bella sulla Shoah deve tenere conto anche di questi aspetti quando lavora sui livelli della memoria, perché sono, come dire, elementi fondamentali. Passo ancora ad alcuni aspetti, tralasciamo le stagioni, vedremo le tanti fuori poi, in buona sostanza, e andiamo, scusate, poi ritorno un po' indietro, cioè, allora, andiamo su un punto fondamentale che attraverso tutte le stagioni della letteratura della Shoah. Il problema, allora come oggi, e lo sarà sempre di più, non è tanto quello dell'autenticità e della veridicità e del riscontro di ciò che è narrato, ma dell'autorevolezza di chi narra. Oggi è una questione fondamentale nel modo in cui, nel momento in cui ci troviamo a doverci confrontare con la coesistenza di due mondi diversi, distinti, abbiamo esordito proprio da questo dato e ci ritorno da questo punto di vista, due mondi diversi, distinti, ma che interagiscono nel creare sensi e significati, ovvero sia il mondo reale e il mondo virtuale. Nel mondo virtuale il problema dell'autorevolezza è risolto a priori. Le fonti non esistono, coesistono in una pluralità di voci che sono tutte da porre sullo stesso identico piano. L'ho riscontrato lavorando sul negazionismo nel web. L'ho riscontrato non tanto e non solo sui siti negazionisti, quanto sulle affermazioni paradossali, parossistiche, paranegazionista, paleonegazioniste, neonegazioniste o negazioniste tout court, fatte da persone che non hanno un impianto ideologico, aprioristicamente filo-nazista, neonazista o verso gli ebrei o verso ai deportati o quelle che sto dicendo, ma che hanno il bisogno, diciamo così, di una controfattualità. Allora, la forza della letteratura della deportazione è basata proprio sulla centralità dell'autorevolezza di chi narra. Tanto di più per questo, sia nelle forme, come dire, di testimonianza, sia nelle forme anche proprio di libero romanzo, che pure parte della letteratura della Shoah, la credibilità del narratore è un dato, come dire, incontrovertibile. Perché anche quando il narratore parla di altre cose, dice racconto altre cose, e racconto in forma romanzata, mette in gioco il suo statuto, la sua credibilità personale. E la forza di quel deposito letterario sta nella visibilità coloro che hanno raccontato quelle cose. La forza di Levi da questo punto di vista sta proprio anche nella sua figura di testimone e nella sua umanità. Levi è un prototipo, un paradigma, come dire, ineludibile, ma penso anche ad altre figure più appartate, ma non meno importanti nella storia di quelle vicende di altri similari come Vassili Grossman, per dire, e altri autori ancora. Non è un caso, guardate bene, permettetemi questo riferimento, se ad esempio la letteratura israeliana che negli ultimi 20-30 anni in Italia e in più generale in Europa ha avuto una forte espansione, perché è una letteratura molto poliedrica, che poi è anche tangente a questi temi, non è un caso se sulla letteratura israeliana ci sia stata una forte battaglia, no? Perché il tentativo è di mettere in discussione lo statuto del narratore in quanto parte di un popolo non di vittime, bensì di carnefici, come si dice in questo caso qua. E allora, più ci allontaniamo da quelle vicende, più la letteratura che facciamo sarà, come dire, un deposito non fantasioso, ma comunque costruito sulle traslazioni, costruito su immagini sulle quali rielaboriamo e ricaviamo noi dei significati, più diventerà fondamentale ancora il ruolo di colui che narra e la sua credibilità dal punto di vista dei contenuti che veicola. È un problema che si è posto da sempre nella storiografia, nel fare storia, è un problema che si pone anche sul versante della letteratura. E andando verso la prima conclusione, scusate, sono stato espanso, provisso, ma spero di non avervi annoiato. Si tratta di una qualità di sfida, dovremmo raccontare in forma verosimile ciò che rasenta l'indicibile. C'è l'interdizione di Wiesel, insomma, che la trovate poi qua ripetuta più volte, che dice quella cosa lì non la si può lavorare. C'è anche l'interdizione, peccato che chi si occupava di Cina non sia presente, di un Landsmann, che dice, beh, a parte la presunzione dello stesso autore che dice io ho fatto l'opera prima e ultima su quella storia lì, 9 ore, quasi 10 ore, che non parlano del passato, ma parlano del passato nel presente, perché non c'è nulla
di immagini del passato, se avete presente, se avete visto Schwa, non c'è nulla. Schwa è tutto giocato sul presente, sugli anni 70 e gli anni 80, in buona sostanza. Ecco, a parte queste cose qua, anche un po' narcisistiche, però c'è il discorso che, vabbè, quella cosa lì è vissuta e non può essere raccontata, semplicemente vissuta. Abbiamo già detto che all'interrogativo si può trasmettere, la risposta noi invece la diamo. Cioè, sentiamo questa cosa qua. Però il problema è di farlo in forma ancora sufficientemente inedita quando la radice della reportazione dello sterminio è invece la ripetizione. La forza e la potenza dei totalitarismi è una potenza da fabbrica, la fabbrica fordista, dove tutto si ripete e dove tutto è frammentato e dove nessuno ha responsabilità. Ora, recuperare il tracciato letterario, rendere la Shoah, ad esempio, un terreno valido in narrazione, più che rispondere a un imperativo, mai più, cosa al quale buona parte dei deportati, ex deportati, poco credevano, o rispondere al dovere della memoria, alla quale io ho una qualche difficoltà a dire di sì, mentre parlo del diritto alla memoria, risponde al bisogno invece di rompere i criteri e i cliché seriali, dove tutto si ripete inesorabilmente, dove l'individuo si deresponsabilizza, che è esattamente l'opposto della cittadinanza democratica. Mi capite? Cittadino democratico è un cittadino responsabile e consapevole che rivendica le sue libertà e che si assume le sue responsabilità. Il cittadino non democratico, o per meglio dire l'uomo non democratico, invece risponde al paradigma nazista su questo versante, dove tutto è ripetuto, dove tutto è sempre uguale a se stesso, dove nulla è mai fatto consapevolmente, o dove comunque una sorta di inconsapevolezza diffusa serge sovrana su qualsiasi altra considerazione. Sì, finisco subito, scusate, mi sono stato veramente... interessantissimo, e che non ce la facciamo poi. Ultime questioni sulla letteratura, elemento comune dall'inizio alla fine, l'uomo nel campo di concentramento e la vicenda della sua esperienza come radicalizzazione della vita quotidiana. Il campo di concentramento non è fuori dalla coordinata della vita quotidiana, radicalizza, questo riprendo riflessione già di Cavaglione, radicalizza esperienze che possono trovarsi nella quotidianità. Quindi il lager non è altro che la normalità, ma ne rappresenta il reciproco inverso, eppur, come dire, un rapporto di dialettica feroce. Il problema l'abbiamo già in qualche modo identificato tra violenza istituzionale e preservazione dell'umanità del singolo, il sistema totalitario dei lager nazisti, e ancora elementi che ricorrono identità e disidentità, laddove i lager avevano creato, come dice Sofocli, lo sociologo, un terzo regno tra vita e morte, maschile e femminile, è il problema che oggi si ripropone nel rapporto tra pubblico e privato, perché chiudo proprio su questo elemento qua. La forza dei regimi totalitari, non solo di quelli storicamente dati, ma anche di quelli che potrebbero in futuro divenire, sta nel riuscire a invadere e a colonizzare la dimensione privato attraverso un discorso pubblico che è un discorso onnicomprensivo. Ancora una volta, senza fare tante altre parole, vi invito a leggere Orwell e 1984, perché direi che da questo punto di vista ci azzecca parecchio. Oppure anche Il mondo nuovo di Huxley, che è, come dire, una sorta di dittatura, come qualcuno oggi ama dire, non debole, ma dittatura softly, magari recentemente qualcuno ha notato. Scusatemi se sono stato prolisso, vi ho commentato circa un decimo di quello che avevo scritto, ma insomma, tant'è. Forse a sentire qualcuno dal pubblico, qualche domanda, qualche riflessione che può essere condivisa in questa occasione. Sia sugli argomenti toccati durante la relazione, sia sugli altri aspetti che abbiamo indicato all'inizio, cioè il tema del negazionismo, il tema del revisionismo, il tema del sistema concentrazionario che ha trattato Mantelli il suo tempo, credo, sì, no? Sì. Volevo soltanto, oltre che condividere l'apprezzamento, perché è stato un intervento molto interessante. A proposito del negazionismo, se potesse indicarci un testo per accedere, almeno in maniera così anche
molto sintetica, molto veloce a questo problema, perché effettivamente io come insegnante ne so pochissimo, certo. E devo dire che ultimamente sento con le mie orecchie, certo, anche tra colleghi, il che, certo, veramente mi rende, mi sconcerta, perché non si tratta di persone ignoranti, ma si tratta di persone che insomma, hanno un bagaglio di istruzione di un certo tipo, e non a caso sono persone che girano molto sul web, quindi forse raccolgono. E quindi cioè, è chiaro che così a pelle so rispondere, argomentare, eccetera, però magari se potesse indicarci un testo magari riassuntivo e anche molto efficace. Io vi do due indicazioni, anche tre. Una, chiedete all'ufficio scolastico regionale di fare magari una sessione di lavoro più avanti, anche il prossimo anno scolastico, sul negazionismo, ma in termini molto, come dire, analitici, prendendoci due ore di lavoro, attività quasi un workshop, prendiamo anche proprio alcuni testi, alcune affermazioni, anche tratti dei social network, per dire, interessanti, post, no? Per dire, perché è un lavoro utile. Ma sarebbe disponibile? Sì, appunto, mi stavo autocandidando in maniera sguagliata, come dire. Seconda cosa, non meno sguagliatamente, visto che è un testo di 200-250 pagine che sta funzionando, mi permetto di rimandare a quello che ho pubblicato io dalla terza, Il negazionismo, storia di una menzogna, autore sono io, lì trovo anche la bibliografia completa, lo stiamo ancora presentando molto anche nelle scuole, abbiamo fatto, ad esempio, la Regione Puglia ha fatto dei gruppi di studio sul testo, ma tra i ragazzi, coordinati da alcuni docenti, e io la settimana scorsa ho fatto un giro in alcune scuole pugliesi e abbiamo lavorato con i ragazzi sulla ricezione del testo, oltre che degli argomenti nel testo. Sono venute fuori delle cose interessanti e anche curiose, anche con dei capovolgimenti di interpretazione, perché per loro, come dicevo prima, erano diciottenni e maturanti. Prima diventa molto difficile sul tema così lavorare con i ragazzi. Il significato che loro attribuivano a certe parole era esattamente opposto a quello che davamo noi docenti, e questa è una cosa importante. Non è solo un fenomeno, guardate bene che il negazionismo non è solo un fenomeno di manipolazione, non è solo un fenomeno di ignoranza, magari lo fosse, anzi è altra forma di conoscenza. Questo lo dicevano appunto i nostri antesignani, i nostri deportati, dicevano: chi nega Auschwitz in realtà sa che Auschwitz esiste, esiste come menzogna. Io ho sempre sostenuto che i negazionisti sono in realtà degli affermazionisti, dicono che Auschwitz c'è come mega balla, ma c'è, è una truffa colossale e viene detto alla collettività: liberati di questa mega truffa, che è un prodotto del potere giudaico, massonico, che sono termini che stanno tornando e che io temo, se le cose proseguiranno su questa china, avranno sempre più fiato, perché decadono gli anticorpi e anche i pudori. Oggi non si può ancora usare l'antisemitismo come veicolo di comunicazione politica, perché c'è impedito dalla nostra storia e dalla storia europea. Ma mi dispiace doverlo dire, non so fra 5-10 anni se le cose. Il negazionismo supplisce a questa cosa qua come falsa coscienza. Dice: ma noi non abbiamo nulla contro gli ebrei, vogliamo comprovare effettivamente l'esistenza di quelle cose. Io ci ho avuto a che fare con alcuni di questi signori, fermo restando che avrei tirato fuori la rivoltella, perché si va su un livello poi osceno, obscenus, no? Fuori scena, dove veramente uno si cade in braga e dice: guarda i miei ammendicoli, perché siamo a quel livello lì, i raddrizzatori dei morti, come li chiamano in Francia, in buona sostanza. Ma al di là di questa cosa qua, tutto il gioco è libertà di pensiero, libertà di coscienza, e poi ti prendo i dati e ti dà un modo nel suo contrario. Come dire, lo racconto sempre ai ragazzi, come puoi discutere con una persona che pensa che la terra sia piatta e che ti dice: l'esperienza che tu fai della terra è mica che è rotonda, è piatta con delle ondulazioni, no, quella del pavimento, quella del selciato, ma la terra è piatta e forse rotonda, spiegami che è rotonda adesso, subito, qui, comprovami questa cosa. Oppure con un creazionista, se andate in America nel Bible Belt, come viene chiamata, cioè quello insieme di stati e di contee dove c'è ancora un pensiero cristiano fondatore, ancora c'è un pensiero cristiano fondamentalista, no? Contro Washington, eccetera, trovate persone che sono intimamente convinte, lo insegnano anche nelle università locali, che il mondo esiste da 6.000 anni. Posso dire? Prego. Cioè, c'è anche questo.
Scusate, mi mette molto, no? Ma io dico un'altra cosa, che è complementare naturalmente, però esistono in Italia, esiste il libro della memoria con un elenco di nomi, no? Sono, grosso modo mi pare 7.000 nomi. Adesso il gruppo Mantelli Tranfaglia, per quello che riguarda la protezione politica, ci sono anche lì tutti i nomi, non tutti, sono 23.000, si stima che siano qualcosa di più, io ne ho già trovato certi che mancano. Bene, ma io per quello che riguarda la Shoah la maggior parte sono morti, perché le percentuali sono in quello di Mantelli, ci sono anche i sopravvissuti, anche in quello della memoria sono come sopravvissuto chiaramente. Però io dico, vi do tre nomi e voi mi dite come sono andati. Cioè, quello che io individuo nel negazionismo è l'assenza di ricerca. Perché se loro volessero veramente dimostrare, cioè noi facciamo presto a dimostrare, queste persone sono sparite, trova che sono vive ancora o che sono state vive per qualche anno e dimostrano, hai fatto una fotografia, me le porti qui, ecco, allora il negazionismo ha una base. Ma se dici no, perché non ci poteva essere, perché la propaganda, perché hanno fatto i mucchi di morti, li hanno messi gli americani e queste cose qui, allora non funziona. Io non starei tanto a dibattere sul sì, no, perché, eccetera, eccetera. No, io dico, io vi do una lista di nomi e mi dite voi, guardate, questi abitavano in via tal dei tali e quando la guerra è finita erano spariti da via tal dei tali. Secondo voi dove sono finiti? Ecco, questa è una cosa diretta. Poi sulla faccenda invece dei testimoni, che la memoria possa travisare, questo è un fatto naturale che succede a tutti. Quando succede un incidente, i testimoni, ognuno ha visto le cose sue. Vabbè, questo. Allora, io dico questo, sul piano didattico la ricerca più proficua, invece che imbattersi poi articolarsi in una discussione ma come, su, perché sui massimi sistemi dove si rischia di rimanere sconfitti, sul piano didattico effettivamente la suggestione di Gilberto è interessante, cioè adotta un nome, né più né meno come si è fatto in Israele, adotta una comunità, una scuola adotta una comunità di un qualche luogo lontano e ne cerca di ricostruire con gli strumenti, le risorse che ha a disposizione il percorso, per dire dove è andata a finire. I negazionisti rispondono in una maniera parassistica, paradossale, a dove sono finiti milioni di persone che sono scomparse. Sono emigrati. Voi dite, vabbè. Cercameli. Cercameli. Ecco. Loro rispondono, non si trovano perché si sa che sono fatti gli ebrei che si nascondono, no? Cioè, sono visibili. Ripetono tutti i paradigmi dell'antisemitismo, perché il negazionista è antisemita per definizione. Cioè, tu puoi avere degli antisemiti che non sono negazionisti, ma comunque i negazionisti diventano o nascono comunque antisemiti, è un antisemitismo diritto, ma rispetto ai ragazzi che possono essere, come dire, coinvolti dal discorso della controfattualità, che è una grossa sfida oggi, che dentro il virtuale c'è, e qui bisogna entrare proprio nelle categorie di internet, della cybersfera e delle social network, che creano legami, catfish, dicono gli americani, gatto topo, gatto pesce, scusatemi. Allora lì la razionalità nostra ne esce sconfitta, perché si contrappone a una controrazionalità che non è meno forte, che non è meno robusta, che si alimenta di paradossi, ma proprio per questo risulta, come dire, assolutamente convincente per chi la pratica. Il discorso, secondo me, invece, quei ragazzi va portato su un piano fattuale. Adotta qualcosa, adotta qualcuno e segue nel percorso. Un esempio, a Torino in alcune scuole sulle vicende della Resistenza si sono adottate alcune lapidi, a parte di rimetterle a posto, laddove l'ente pubblico, l'ente locale non può più, non vuole, non riesce, si dimentica, eccetera, con i consigli di quartiere di circoscrizione. E segue il percorso, anche solo andando a spulciare in archivio, nei libri,
se hai tempo, è chiaro, perché poi sappiamo benissimo che in classe i tempi sono quelli che sono, però un precetto fondamentale, e su questo ci sono dei vincoli, dei limiti, che la legge morale ci impone, una certa legge morale, è quello che già 30 anni fa Dylan Maquet, storico antichista, che per primo lottò contro i negazionisti in Francia, proponeva, ovvero sia, si discute di negazionismo, ma non si discute con i negazionisti. Non sono interlocutori, non sono, come qualcuno ha detto, degli storici, diciamo così, un po' anticonformisti, eclatati. Non sono degli storici, negano la storia, ma soprattutto negano il precipitato civile e morale di quella storia, capite? Cioè, nel momento stesso in cui ci dicono di no, insultano noi stessi, non insultano la memoria solo di qualcuno, insultano noi stessi, insultano il nostro lavoro nelle classi, nelle scuole, nelle aule, nel lavoro come nella pubblica opinione, l'impegno che noi devolviamo in buona sostanza. Su questo bisogna essere molto chiari, se no si fa come quel preside milanese che un giorno telefonò e disse per domani, per un dibattito che facciamo in Aula Magna, un ex deportato e un nazischin. E la risposta che gli fu data, devo dire, dall'interlocutore fu, come dire, all'altezza delle circostanze. Guardi, io ho degli ex deportati, però sono in suggeratore. Adesso vedo se riesco entro domani a fornirglielo. Cosa ci azzecca, come direbbe qualcuno? Gilberto, a proposito dei nomi, effettivamente Yad Vashem ha ricostruito 4.500.000 nomi circa, per ciascuno di essi. Questa è proprio la logica di Yad Vashem. Ma parte del curriculum formativo, lo saprete alcuni di voi, gli studenti israeliani, e ovviamente lavorare su questa cosa qui, cioè lo si può fare in molti modi, anche in maniera molto particolaristica, nel senso che così ricostruisco una storia che è solo mia e che non voglio condividere con altri. Per noi il discorso è universalista, cioè questa storia ci parla. Su questo riprendo ancora la suggestione di Leventra, che dice, insomma, il giorno della memoria, ma tutto quello che ruota intorno è un discorso, come dicevamo anche ieri, l'altra sera in Ferraica, Torino, discutendo sulla legge del negazionismo, si diceva anche con la tornata di Cesare, il discorso che non è, come dire, il problema è di affermare una verità. Il problema non è questa storia qua della guerra dei tedeschi contro gli ebrei e viceversa, i negazionisti dicono viceversa, il problema è, come dire, democrazia versus totalitarismi, questo è il punto, se vogliamo usare le macro categorie, è un problema che chiama in causa tutti, cioè facciamo un salto di qualità, il discorso per noi non è ebrei e non ebrei, esseri umani, esseri che sono capaci di diventare disumani nella misura in cui sono oltre le soglie della moralità, diciamo così, sono in una condizione non di immoralità, ma di amoralità, di sospensione. Il nazismo è un meccanismo di sospensione della moralità, non di negazione, ma di sospensione in virtù di principi superiori, quelli razziali. Allora, la letteratura della Shoah e sulla Shoah cerca, come dire, di smantellare questo dispositivo, no, con tutta una serie di elementi che sono anche espedienti retorici e così via, linguistici, semantici, ma cerca di lavorare su questa cosa qua e sempre di più dovrà lavorare su questa cosa qua. E aggiungo un lavoro in classe che funzioni se il tempo e le risorse non le trova, perché si sa benissimo come siamo messi qui con le spalle contro il muro, è un lavoro di adozione di qualcosa che sia legato all'esperienza concreta del giovane, dello studente, qualcosa di anche molto territoriale, cioè parte dalla tua realtà, ricostruisci un segmento della tua realtà in gruppo, fai qualcosa in quel senso lì, non ragionare sui massimi sistemi, poi lo facciamo dopo come derivazione semmai, ma parti da qualcosa. Cosa dice quella lapide lì? L'abbiamo fatto perfino per il Risorgimento, in qualche caso, sono fuori cose curiose sul territorio piemontese, no? Cose che erano, che i ragazzi sono andati a trovare negli archivi più impensati, impensabili, privati, eccetera. Se la cosa invece è puramente astratta, guardate che i negazionisti rischiano di vincere la partita. Vi posso garantire che se io, ma ancora meglio di me, un mantello che conosce millimetricamente ogni aspetto del sistema concentrazionario, ci confrontassimo con certi negazionisti come un Carlo Mattogno, e voi foste un pubblico, come dire, non svezzato certe cose, ne uscireste con l'impressione che forse il negazionista ha le sue ragioni
perché il negazionista non punta a convincervi da subito che Auschwitz non c'è mai stato, ma punta a dirvi che non c'erano le camere a gas, che Auschwitz era comunque un'altra cosa, che c'era la guerra e che comunque è bene che voi abbiate dei dubbi, perché nel dubbio si conserva la vostra coscienza, guarda caso però non la vostra conoscenza. Capito? Questo è una sfida enorme, per questo che io vedo rispetto al mondo virtuale un grosso problema, perché vedo, come dire, fra l'altro anche una stanchezza rispetto a certe celebratività, certo, perché si sa, l'istituzionalizzazione ha anche questo aspetto, cioè qui non siamo in Israele, ma anche dove peraltro quella cosa lì è celebrata, e tu lo sai benissimo, certo, con 2 minuti di silenzio, abbiamo una Shoah in buona sostanza. Mentre invece la riflessione su queste cose qua è ad ampio raggio, ampio spettro, fa parte di un percorso molto più ampio, interdisciplinare e così via, dove peraltro ci sono anche comunque fenomeni di rifiuto, di diniego, eccetera, perché nulla è affrontato una volta per sempre, nel senso di accettato, una cosa così. E la storia del trauma, come si fa a raccontare il trauma che ognuno di noi può aver subito quando il suo corpo è violato? Molto spesso è meglio rimuoverlo. La rimozione è un diritto a modo suo. Il problema qual è? Che questo è un trauma collettivo che ha un precipitato storico gigantesco, enorme. Cioè le nostre democrazie riposano letteralmente, non è un'immagine effetto, riposano letteralmente su quelle ceneri. O lo capiamo, non devo dirlo a voi, magari forse sì dovremmo dirlo, o lo capiamo o non comprendiamo perché le democrazie sono così farraginose, complesse e a rischio. Questo è un problema. Dopodiché io mi sono permesso di dare indicazione nel mio testo, c'è bello anche, è stato appena stampato il testo di Valentina Pisanti, l'irritante questione delle camere a gas, buon piano, uscito in edizione economica, però è un testo, come dire, più semiologico, perché Valentina lavora su quel versante lì, come diceva di Umberto Eco. Io ho cercato di raccogliere proprio la storia del negazionismo, ma ricostruire anche i dispositivi che ci stanno dietro. Ah, ho sentito che ha studiato anche l'integralismo musulmano. Sì, non sospetti, ancora non stava rispondendo così. È possibile, è riuscito a fare qualche parallelo? Sono fenomeni un po' diversi. Quello che, diciamo, l'elemento di connessione oggi interessante, io ne dico un capitolo nel libro che ho scritto, è il negazionismo in campo non tanto islamico, ma islamista, cioè nel campo dei movimenti di reviviscenza musulmana a matrice politica, Hamas, Hezbollah, ma soprattutto poi i movimenti qaedisti, salafiti e così via. Quello che mi ha colpito molto è soprattutto, non solo il diniego della vicenda della Shoah, dove loro dicono la Shoah è lo strumento falso di legittimazione di Israele, che è una sciocchezza sul piano storico, ma insomma funziona dal loro punto di vista sul piano della mobilitazione. Quello che mi ha colpito soprattutto è il fatto che loro hanno una concezione totalitaria della vita che ha l'esistenza e dell'organizzazione della collettività, della sua uniformità, che hanno un po' che analogie con l'esperienza nazifascista. Ma non per dire che loro sono nazisti o fascisti, queste sono equazioni sempre un po' pericolose, ma per dire che la forma mentis, una filosofia di fondo, può in qualche misura avere tutta una serie di condizioni. Il percorso, lo saprete, lo ripeto, nelle altre province nelle prossime settimane, e se avremo modo di rivederci, mi lieto di condividere ancora.